il CUR e Rovigo come sede di una università a misura di studente, a misura di persone, è quello che vogliamo sempre di più fare e anche far conoscere all'esterno. Dottoressa Elisabetta Spigolon, coordinatore del corso di laurea in infermieristica. Elisabetta, mi permetto di darti del tu. Vuoi parlarci delle caratteristiche, delle finalità del corso in infermieristica? Ben trovata Sofia, grazie. Il corso di laurea in infermieristica è finalizzato alla preparazione del professionista infermiere responsabile dell'assistenza infermieristica. Il corso prepara lo studente a occuparsi di quelli che sono i bisogni dei pazienti e la preparazione verte su quelli che sono ambiti di natura tecnica, relazionale ed educativa. Quali sono le possibilità occupazionali e sappiamo qual è il tempo che intercorre tra la laurea e la fine del percorso triennale, il primo impiego? Alla conclusione del corso è previsto un esame di Stato che abilita all'esercizio professionale e il neolaureato può svolgere la propria professione in qualsiasi qualunque ambito clinico assistenziale, in strutture, servizi sociosanitari pubblici o privati, ospedali, quali ospedali, strutture residenziali, istituti di ricerca, ma anche in ambito domiciliare, come dipendente o nell'esercizio della libera professione. Le opportunità di spendere la propria professione sono, direi, ottime, ottimali, e gli infermieri sono ricercatissimi. Per gli studenti che volessero continuare la loro formazione dopo il triennio, quali sono le possibilità? L'infermiere può accedere a percorsi formativi post base per acquisire e sviluppare competenze avanzate e poter ricoprire ruoli a diversi livelli. È possibile per l'infermiere dopo il triennio iscriversi a master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento, oppure a master, sempre di primo livello, per acquisire funzioni specialistiche, ad esempio master di primo livello in area critica o in area geriatrica o in area psichiatrica. È possibile iscriversi alla laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche per acquisire e sviluppare competenze complesse per quanto riguarda l'organizzazione, per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda la formazione e l'ambito clinico. È possibile perseguire la strada della ricerca, ad esempio con il dottorato, che è la massima formazione. Quindi per quanto riguarda il post laurea, le opportunità di trovare sviluppo dopo la triennale sono molto ampie per l'infermiere oggigiorno. Grazie Elisabetta. Grazie Sofia, grazie per l'opportunità di far conoscere il nostro corso. Grazie. Grazie a voi. Dottoressa Elena Bortolami, tutor didattico del corso di laurea in infermieristica. Elena, di cosa si occupa un tutor didattico? È un supporto allo studente diretto? Buongiorno, dunque il tutor didattico è un professionista infermiere per quanto riguarda il corso di laurea in infermieristica che si occupa di facilitare e orientare lo studente all'interno del percorso di tirocinio. Il nostro lavoro però non è soltanto quello di guidare e orientare lo studente, ma anche proprio quello di portare lo studente a rielaborare le proprie esperienze di tirocinio, ossia tutto quello che uno studente vive all'interno dei contesti con il nostro supporto può essere rielaborato affinché tutto quello che lo studente ha vissuto possa essere in effetti portato a compiersi in un apprendimento che sia significativo. Elena, il corso ha una durata triennale, esistono dei tirocini ogni anno o c'è un tirocinio unico per tutto il corso di laurea? Allora, il tirocinio prevede 1800 ore di impegno
dal primo al terzo anno, quindi primo, secondo e terzo anno, un impegno progressivo, 480 ore di impegno al primo anno, 600 ore al secondo anno, 720 ore di impegno al terzo anno. All'interno di ogni anno sono previste diverse esperienze di tirocinio, mediamente due esperienze al primo anno, dalle 3 alle 4 esperienze al secondo e al terzo anno. Il tutor didattico affianca lo studente per tutto il suo corso di studi. Certamente, il tutor didattico è la figura presente sempre, da quando lo studente entra, mette piede all'interno della sede, a quando ne esce, ma anche no, perché poi alla fine abbiamo dei feedback, dei ritorni, dei rapporti con i nuovi colleghi, perché i nostri ex studenti diventano nostri colleghi e quindi sono percorsi anche di condivisione che continuano negli anni e sono quelli che danno una soddisfazione immensa. Tommaso, studente del terzo anno del corso in infermieristica. Ciao Tommaso. Buongiorno. Ciao. Ti sei iscritto a Rovigo, ma non sei di Rovigo, giusto? No, io sono di Schio, nell'Alto Vicentino, in provincia di Vicenza, appunto. E fai il pendolare? No, ho un appartamento qui, quindi vivo nella città di Rovigo, la vivo, spero, a pieno, in tutti i suoi. Tu, Tommaso, però, non sei solo uno studente di infermieristica, sei anche un semiprofessionista, un atleta semiprofessionista. Sì, sono un atleta, gioco a pallavolo nella città di Ferrara, in Serie B. E riesci a coniugare tutto quanto? Sì, di sicuro è un percorso impegnativo perché l'università, questo corso in particolare, è impegnativo sia per una questione di lezioni, che sono comunque parecchie materie in poco tempo, perché comunque è una laurea triennale, sia la parte dei tirocini che richiede un impegno notevole, però se uno si mette in gioco e ci riesce sicuramente a coniugare entrambe le passioni. Quando ti sei iscritto, hai sostenuto l'esame di ammissione, ti eri preparato? Esattamente. È stato un esame difficile secondo te? Allora, io provengo da un liceo scientifico, ho fatto le scienze applicate, quindi ho avuto una buona, buonissima base di partenza. Dopo ho usato dei manuali, il classico manuale Alpha Test, comunque per la preparazione, ed è andato bene. Io ho svolto anche il test di medicina, che di solito si svolge una settimana di giorni prima rispetto al test delle professioni sanitarie, che serve comunque per preparazione, per rendersi conto della portata del test. Se posso dare un consiglio a tutti i ragazzi che intendono affrontare sia i test che le altre varie università, di cercare sul sito tutte le informazioni, ci sono tutte. Nel sito di un IPD si cerca il corso di interesse, si leggono i bandi di ammissione e c'è scritto tutto per filo e per segno. Sembra una cosa complessa, ma è tutto ben spiegato. Non lo è. Grazie Tommaso della tua esperienza. Grazie a voi. Viola, studentessa del terzo anno del corso di laurea in infermieristica. Ciao Viola. Buongiorno. Ciao. Viola, mi piacerebbe avere la tua esperienza di studi durante questi 3 anni di corso. Tu avrai svolto tanti tirocini, immagino, vero? Sì, dal primo anno fino ad oggi, che sono al terzo anno, sono state parecchie esperienze molto formative. Per esempio, ho fatto esperienze il primo anno in casa di riposo, poi in chirurgia, nel reparto di chirurgia sia di Adria che di Rovigo, e andando avanti pediatria, cardiologia, e sto per iniziare la nuova esperienza nell'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, per chi non conosce, e domani inizio. Bene. Tu, Viola, se non sbaglio, sei anche una mamma e stai riuscendo a portare avanti i tuoi studi nonostante l'impegno non... Sì, infatti, non per quello parlavo anche di sacrifici, perché essendo una facoltà full immersion, nel senso che richiede parecchie ore sia durante i tirocini che seguiamo, affianchiamo un infermiere, quindi facciamo i turni esattamente come fa un infermiere. Ma anche a livello di lezioni siamo impegnati dal lunedì al venerdì tutto il giorno, quindi è stato abbastanza impegnativo, però ripeto con grandi soddisfazioni, quindi si riesce
attraverso queste grandi soddisfazioni a trovare la forza per continuare e andare avanti anche nei momenti un po' più di stanchezza. E dal punto di vista pratico, quando tu ti sei iscritta hai dovuto sostenere un esame di ammissione, sì, giusto? Che si svolge in genere in che mesi? Metà di settembre a Padova. Anche per quanto riguarda la sede di Rovigo, si va a Padova e si sostiene tutti insieme presso delle strutture messe a disposizione dall'università. E per la preparazione so che molti anche dei colleghi hanno utilizzato degli strumenti quali gli Alpha Test o anche dei simulatori online per prepararsi. Non necessariamente il background o comunque venire da studi scientifici aiuta. Tu da che scuola provenivi? Io ho fatto il liceo scientifico, però l'avevo fatto parecchi anni prima, quindi non era proprio fresco. C'è stato un momento di... Non era freschissimo i ricordi scientifici, però ho dei colleghi che vengono da qualsiasi tipo di scuola superiore, anche dagli istituti alberghieri, che hanno superato il test, nonostante non avessero basi scientifiche, perché comunque non ci sono solo domande che attingono all'ambito scientifico, quindi biologia, biochimica, c'è anche cultura generale, c'è anche logica, e quindi uno può passare il test, come è successo a me, avendo dei debiti e poi recuperandoli durante il primo anno di università. Viola, tu sei anche rappresentante degli studenti, giusto? Sì, sono sia rappresentante del mio corso di laurea, quindi del terzo anno del corso di laurea di infermieristica di Rovigo, ma sono anche rappresentante eletta dagli studenti dell'Università di Padova per quanto riguarda infermieristica. Siete di supporto anche per le matricole, per i nuovi iscritti? Sì, attraverso e con l'associazione con cui sono stata eletta, quest'anno abbiamo creato, vista anche la situazione generale, sì, prima si facevano le giornate di orientamento, adesso attraverso un link che viene inviato a chi poi, dopo il test d'ingresso, si iscrive alla facoltà e di infermieristica, viene inviato un link WhatsApp a cui accedere e ci si ritrova dentro un gruppo WhatsApp dove ci sono tutti gli studenti per esempio del primo anno di Rovigo e anche io e l'altro rappresentante dell'associazione Ludu di Padova. Quindi all'interno di questo gruppo potete scambiarvi tutte le informazioni? Tutte le domande che gli studenti hanno da fare possono farle, anche quelle che magari non riescono a fare direttamente ai tutor o ai professori o per quanto riguarda gli alloggi, per esempio, dove trovare casa, come fare, quali sono le tempistiche, oppure per esempio per i corsi, quali testi vengono consigliati, se si conoscono i professori, quali sono gli orari, tutto quello che è poi orientamento un po' più dettagliato sul corso di laurea. Grazie Viola. Grazie a voi.